Allora, partiamo con l'intervista. Il tuo nome? Claudia Costanzo. Maddalena Pelagalli. Di che cosa ti occupi? Sono il presidente dell'Associazione Oncologica Melavivo, Melanoma Vivere Coraggiosamente. Io sono attualmente presidente della federazione RelaCare, Relazione di Cura Malattie Immunomediate, e sono nei corsi OPATI in questa veste. In più sono vicepresidente della Società Italiana di Medicina Narrativa e inoltre co-coordinatrice della rete di associazioni reumatologiche con problemi immunologici e rari. Sei un paziente o una caregiver? Sono un paziente oncologico al quarto stadio, ancora oggi in terapia. Ambedue sono paziente in quanto portatrice di una patologia reumatologica come la sindrome di Sjögren, nonché una tiroidite autoimmune, e madre di una ragazza affetta da morbo di Crohn, quindi malattie dell'intestino. Come hai conosciuto il corso di formazione OPATI? Attraverso la nostra vicepresidente, Enza Butticelli. Il corso di formazione l'ho trovato io, nel senso che da subito sono stata interessata ad Eupati e l'ho conosciuto praticamente agli albori. Silvia Starita lo sa benissimo perché ci siamo trovate nelle prime riunioni. Io ero in veste di presidente di una fondazione e all'arrivo di questa possibilità presentata da Buccella ci riunimmo in pochissimi per validare e valutare questo percorso innovativo. Perché ti sei candidata? Perché nella nostra quotidianità noi spieghiamo le sperimentazioni cliniche ai pazienti, nel senso che sono domande che ci fanno frequentemente, perché nel melanoma molti farmaci sono ancora sperimentali. E credo che più io sia formata e più ho la possibilità di poter aiutare meglio gli altri. Oltretutto è un argomento che mi ha sempre affascinata tanto. Perché c'è nel mio spirito, nonostante l'età, l'idea di una formazione continua e quindi è un tassello in più. Io domani mi discuto la tesina nel master di secondo livello della Cattolica, quello sul Patient Advocacy Management, e quindi questo mi sembrava un ulteriore passo verso un tassello in più, insomma, in un puzzle di esperienza di vita. E tre aggettivi, le tre cose che ti aspetti da questa esperienza formativa? Per me stessa di acquistare consapevolezza e di avere a fine corso una formazione eccellente e diciamo anche nell'ultimo anno di poter comprendere il mondo intorno a me, perché si parla continuamente di sperimentazioni cliniche nel mondo post-Covid. Allora, principalmente chiaramente una formazione dedicata a una lettura più approfondita di quelle che sono le tematiche della ricerca e sviluppo in campo medicale. Quindi conoscere questo aspetto in maniera più approfondita e quindi sapermi muovere e districare in questa giungla che ci viene mai propinata quotidianamente con terminologie che spesso fino a qualche tempo fa mi erano così genericamente comprensibili, ma voglio andare al succo della terminologia e poi fare rete, cioè conoscere altre realtà, perché questo è stato sempre il mio pallino da sempre, insomma, conoscere altre realtà associative e trovare un filo conduttore che ci unisca. Quindi come ti vedi alla fine di questo corso? Se dovessi proprio immaginarmi, io mi vedrei oltre più consapevole, più formata e più pronta anche a poter aiutare gli altri. Questo è l'obiettivo per cui sto facendo il corso, per aiutare me stessa a comprendere il mondo intorno a me e per essere più utile agli altri.
mi vedo con un anno in più e chiaramente con maggiori competenze, questo è quello che mi aspetto, con la capacità di saper rispondere prontamente laddove nei tavoli vengano portate argomentazioni che uno facilmente riesce a smascherare con la competenza giusta nel settore di formazione che sto affrontando. Ci puoi raccontare il tuo sogno più grande? Il sogno personale ovviamente sarebbe quello di poter mettere la parola guarigione accanto alla mia malattia, anche se so insomma che questo statisticamente non è possibile. E invece il sogno che in questo momento ambisco facendo questo corso è quello di poter un domani sedere ai tavoli per poter decidere le sperimentazioni cliniche dei pazienti, insomma portare la voce dei pazienti. Allora, il mio sogno più grande da sempre, che avevo già accarezzato e che ho perso di vista durante il percorso, è una rete trasversale tra le associazioni. Quindi ognuno rimane competente nella sua specificità, ma tutte hanno dei bisogni in comune e su quelli lavorare insieme. Vuoi mandare un messaggio per i tuoi colleghi? Quest'anno purtroppo non ci siamo conosciuti di persona, quindi sinceramente mi piacerebbe prima che finisse il corso, magari dopo, poterli conoscere per poter condividere esperienze. E il messaggio è questo, che tutto si può fare per ampliare le proprie competenze e il tutto a servizio delle persone che ne hanno bisogno, nel campo specifico nostro per le persone affette da patologie, ma in generale spendersi per altri, perché è una cosa fondamentale che arricchisce principalmente rispetto a quello che viene dato. Un'ultima domanda, ci puoi raccontare brevemente com'è andata finora con lo studio dei moduli? Allora, i moduli sono strutturati benissimo, molto approfonditi, e uno studio molto professionale, e un master praticamente, questo non è un corso, è un master. Viene spiegato tutto nel minimo dettaglio e non lascia dubbi o interpretazioni personali. Sono io che magari ero un po' arrugginita con la memoria e tutto quanto, quindi le difficoltà sono state le mie perché sono tantissimi anni che non studio più, però l'argomento è talmente interessante, talmente scritto bene che mi appassiona tantissimo. Sono proprio felice di aver scelto di fare questo corso. È stata una sfida perché tanti corsi si fanno e si acquisiscono informazioni, ma non c'è, difficilmente viene fatto un feedback così approfondito come le 30 domande che vengono poste per validare il corso. Per cui è stato molto interessante, una bella messa in campo di competenze e una soddisfazione enorme. Fatto sta che l'ho subito condiviso con Silvia Starita, la mia carissima Silvia Starita, gli ho detto l'ho superato, perché era una cosa nuova in tutto questo percorso di tanti anni fatto e quindi mi ha intrigato. L'intervista è finita, ti ringraziamo e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie.